La presentazione tecnica della Bavarese di ricotta e cioccolato parte da lontano. L'inizio del dolce è viene montato in una teglia di 30 cm per 40 e, come sempre nel caso dei semifreddi, vengono montati all'incontrario, cioè partendo da quel livello che noi vediamo all'inizio, il bianco. Il bianco è composto dalla ricotta, quindi si stende una prima base di bavarese di ricotta, come dicevo prima, al miele di fiori di arancio, e una volta stesa nella teglia viene fatta solidificare in abbattitore a meno 30. Una volta che il primo strato, quindi la ricotta, è solidificato, viene montata la mousse, viene appoggiata sopra la ricotta e viene di nuovo posizionato in abbattitore. Quando anche il secondo livello, quindi la mousse di cioccolata, è solidificata, a quel punto è il momento del biscotto. Viene steso il biscotto e viene profumato con una soluzione di acqua, zucchero e un leggero sentore di Grand Marnier. Il Grand Marnier, col suo profumo d'arancio, si sposa in maniera fantastica, a nostro modo di vedere, con il cioccolato. Una volta che la torta è completamente solidificata, viene estratta dall'abbattitore e viene rovesciata. A quel punto l'aspetto della torta è quello che voi potete vedere all'interno del piatto. Viene ritagliata nella forma che noi vogliamo e solo quando viene messa all'interno del piatto viene poi glassata con il cioccolato da copertura, che deve essere necessariamente lucido per un discorso di luce, appunto, di estetica. Deve avere una fluidità morbida, deve cadere ma non troppo, la goccia deve rimanere sospesa quasi a mezz'aria, a metà del dolce. La copertura deve anche lasciare intravedere i vari livelli, i vari strati di cui abbiamo parlato fino ad ora. Il decoro fatto con il croccante di filetti di mandorla e di rosmarino viene posizionato solo per ultimo, perché ha una funzione. Non dico puramente estetica, perché croccante è veramente di gusto, è una cosa buonissima, però è anche vero che è il fiocco che viene messo.